Gli obiettivi di progetto Campus 3S giunto alla quinta edizione? Gli obiettivi sono sempre gli stessi, cioè quello di promuovere e promozionare la prevenzione, che per noi diventa il messaggio fondamentale. Siamo contenti perché è il quinto anno che siamo qui di sé ad Avellino e dobbiamo dire che c'è sempre grande entusiasmo e grande adesione per questo progetto. 3S sta per Salute, Sport e Solidarietà. Sì, sono l'acronimo appunto di Salute, Sport e Solidarietà. Soprattutto la Salute e Sport noi pensiamo che sia un binomio indissolubile, perché chiaramente per fare sport bisogna stare bene, ma per stare bene bisogna anche fare sport. E quindi cerchiamo di portare avanti questo discorso con tante visite gratuite a disposizione della popolazione e contemporaneamente con tante attività sportive che si possono praticare. Impegnati medici, vigili del fuoco, associazioni e anche tanti volontari. Sì, alla base di questo progetto c'è proprio il volontariato. Infatti noi dobbiamo ringraziare tantissimi i medici, molti sono dell'ASL, coordinati poi dal professor Pino Rosato, che hanno contribuito e che stanno contribuendo chiaramente a fare le visite mediche. Poi ci sono il progetto di pompierovoli da parte dei Vigili del Fuoco, che ha sempre grande successo per i bambini, e poi abbiamo chiaramente le attività sportive grazie alla collaborazione con il CONI provinciale, con il professor Saviano, che ha messo a disposizione tante associazioni che faranno tante dimostrazioni oggi nel pomeriggio. Anche i Vigili del Fuoco di Avellino, protagonisti del progetto Campus 3S a Piazza Kennedy, parliamo delle iniziative e del percorso che stanno facendo in questo momento anche i piccoli alunni del capoluogo. Come ogni anno, sia i Vigili del Fuoco che il personale dell'Associazione Nazionale del Corpo in Pensione sono presenti qui al Campus 3S. Percorso che presentiamo come tutti gli anni è Pompieropoli, è un percorso ludico formativo dove i bambini si possono cimentare nello spegnimento del fuoco, nel salvataggio di un gattino, nel salvataggio di un bambino in una casetta, e quindi iniziare a conoscere i pericoli che possono affrontare e come affrontarli e come risolverli. C'è grande partecipazione, anche grande curiosità da parte dei più piccoli rispetto alle vostre attività. Sì, sicuramente i più piccoli sono sempre presi, infatti il percorso lo vorrebbero fare anche più di una volta, perché sono presi da questa iniziativa, da questo diciamo giochi, però sono proprio simulazioni di interventi dei Vigili del Fuoco. Infatti sta il classico salvataggio del gattino, il passaggio sul ponte di Bettano, lo spegnimento di un vero focolaio d'incendio, sono cose reali in cui loro si cimentano. Far capire anche i rischi che si possono attraversare ogni giorno in qualsiasi luogo. Sì, sicuramente. Noi già da diverso tempo siamo protagonisti di un progetto Infanzia Scuola Sicura, dove portiamo nelle scuole dell'infanzia proprio questo progetto per far capire ai bambini i pericoli sia in casa che a scuola e come comportarsi in presenza di questi pericoli. Quindi è molto importante inculcare già da piccoli questo senso di sicurezza nei ragazzi e come comportarsi in presenza di pericoli.